Oggi, un anno esatto dalla tragedia di Cutro, memoria, testimonianze e partecipazione di autorità e comunità sulla spiaggia del naufragio. Tentativo di avvelenamento alla parrocchia di San Nicola di Pannaconi in provincia di Vibo. Obiettivo il parroco Don Felice Palamara, candeggina trovata nelle ampolle dell'acqua e del vino utilizzate per la comunione. False certificazioni, la procura di Locri apre un nuovo filone di inchiesta, notificati 44 avvisi di conclusione di indagine. I sindaci della Locride in assemblea proprio questa mattina, che hanno incontrato il prefetto Vaccaro. Il primo cittadino di Palmi annuncia nei prossimi giorni partiranno una serie di lavori nella città. Energie rinnovabili, ambiente, salute e cura della casa comune, questi sono i temi del convegno, un dibattito organizzato al centro pastorale di Locri. Buon inizio settimana cari telespettatori e bentrovati al nostro TG News. Oggi proprio un anno esatto dalla tragedia di Cutro, tante le memorie, tante le testimonianze, ingente le presenze di persone comuni e autorità sulla spiaggia che è stata proprio il luogo del tragico evento. Guardiamo. È trascorso un anno dalla tragedia di Cutro. Nella notte tra il 25 e il 26 febbraio 2023, un caicco proveniente dalla Turchia, con circa 180 persone a bordo, si è spezzato in due, arenandosi contro una secca a pochi metri dal litorale di Steccato di Cutro, in provincia di Crotone. Il bilancio fu tragico, sconvolgente, 94 morti, tra cui moltissimi bambini. I sopravvissuti al naufragio denunciano ora che l'incidente poteva essere evitato e puntano il dito verso lo Stato italiano. A Crotone, il corteo organizzato dalla rete 26 febbraio ha richiamato l'attenzione di tantissime persone, nonostante le avverse condizioni meteo, con grida di giustizia e verità e basta morti in mare. La segretaria del PD, Elly Schlein, si è unita alla commemorazione e ha visitato la spiaggia dove avvenne la tragedia. Siamo qui a dare supporto perché è da un anno che facciamo le stesse domande senza trovare risposta. Le famiglie delle vittime e i superstiti meritano di avere risposte e di non vedere traditi gli impegni che sono stati presi. Dall'altra parte noi diciamo verità e giustizia per queste vittime, facciamo la stessa domanda da un anno, come è stato possibile che non uscissero le motovedette della Guardia Costiera per riuscire a soccorrere un'imbarcazione che si sapeva da ore che fosse in difficoltà. Quindi noi siamo qui a supporto della rete del 26 febbraio e di tutte le associazioni che ancora stanno accanto ai familiari delle vittime e ai superstiti per chiedere verità e giustizia. Negli ultimi giorni diverse iniziative hanno segnato l'anniversario del naufragio tra Crotone e Cutro come parte di una 3 giorni commemorativa. Le attività hanno preso il via con una partita di calcio e l'inaugurazione del giardino di Ali da parte del comune di Crotone, un luogo lungo 250 metri e largo 9 che simboleggia la rinascita della città, dedicato ad Ali stesso, uno dei bambini rimasti senza nome e purtroppo senza vita. Il culmine delle commemorazioni è previsto per oggi, con una serie di eventi che inizieranno alle 4, l'ora esatta del naufragio. Da notare anche la partecipazione di Laura Boldrini e Hamsi Labidi, che hanno rilasciato dichiarazioni in merito all'evento. Siamo qui oggi insieme ai parenti delle vittime, ai sopravvissuti e a tanta società civile per ricordare la strage di un anno fa. E veramente queste persone vogliono sapere dalla Presidente del Consiglio come mai tutte le promesse fatte a Palazzo Chigi sono state disattese. Si aspettavano di poter ricevere i familiari dall'Afghanistan in particolare perché era stato promesso che questo sarebbe accaduto. Si aspettavano anche di poter avere il riscontro della comparazione del DNA delle persone sotterrate sotto un nome, senza avere generalità, e ancora c'è chi cerca i propri familiari. Allora, come si fa a disattendere queste promesse? La gente, i sopravvissuti si sentono presi in giro dal governo, sono molto arrabbiati e il fatto che oggi qua non ci sia nessuno del governo è veramente qualcosa di inconcepibile a mio avviso. Incontrare i familiari, vederli, c'era uno dei familiari che mi ha detto: hai visto Ramzi, sono cambiato, sono invecchiato, questa tragedia mi ha fatto tanti dolori e mi sento vecchio, mi sento
non sono più come prima, sono cambiato. Tanti familiari che sono tornati qua, che sensazioni hanno provato, che sensazioni hai provato tu? All'inizio siamo salutati, siamo abbracciati, siamo anche iniziati a ricordare quei momenti duri che hanno vissuti. Sono qui per sapere chiedere giustizia, sapere la verità di quello successo. Tanti mamme chiedono, ma come mai mio nipote, il mio figlio, il mio marito, il mio papà che è morto senza essere salvato? L'Italia qui ha mezzi, ci sono tutti i mezzi in cui possono anche salvare, non lasciare gente che scappa dalla guerra, lasciarli anche morire nel mare. A distanza di un anno, che cosa è cambiato? Non è cambiato niente, sono state anche promesse in cui potevano fare, hanno chiesto ai familiari il raggiungimento delle loro famiglie che sono nei vari paesi, quello non è successo, hanno chiesto anche giustizia e ancora non si sa qual è la colpa, di chi è la colpa che la barca naufragata, perché non sono usciti i soccorsi, ancora non sanno perché. Chiedono anche le scuse del governo, perché sono stati anche trattati in modo vergognoso, in cui la parte in cui arriva il Consiglio dei Ministri a Cutro e c'erano anche già ancora i familiari qui, c'erano le salme, non hanno neanche voluto anche passare per fare le condoglianze, poteva anche aiutarli, alzarli anche il morale e essere vicino, questa è una cosa molto molto importante per loro, ci credono. I familiari poi sono andati a trovare il Premier lì a Roma? Sotto l'invito del Primo Ministro sì, ma sono andati per chiedere per fare delle richieste, per chiedere il raggiungimento familiare delle loro che sono nei altri paesi, hanno chiesto anche giustizia, sono tante domande ma le promesse non sono mantenute. Sulla spiaggia di Steccato di Cutro, un cerchio di 35 peluche abbraccia una maglietta bianca con la scritta KR46M0, il nome con cui è stato identificato uno dei bambini morti troppo presto. Accanto, 94 candele ardono sfidando il buio della notte. Le persone si riuniscono, oltre un centinaio, per commemorare la tragedia accaduta un anno prima, il naufragio del caicco Summer Love, che ha portato alla morte delle persone di cui vi abbiamo narrato. Superstiti e familiari delle vittime si uniscono al ricordo. Il pianto straziante di una donna afghana che ha perso la sorella e due nipoti nel naufragio riporta al dolore di quella notte terribile. Un giovane afghano, sopravvissuto alla tragedia, Samir, rivive le emozioni di quella notte, ricordando i soccorsi tardivi e la disperazione sulla spiaggia deserta. Le famiglie delle persone coinvolte nel tragico naufragio e alcuni dei sopravvissuti hanno deciso di intraprendere un'azione legale contro il governo per mancato soccorso e per i danni subiti a seguito dell'incidente. Questa decisione è stata annunciata durante una conferenza stampa a Crotone da uno dei parenti delle vittime. L'avvocato Stefano Bertone, insieme ai suoi colleghi Marco Bove ed Enrico Calabrese, che rappresentano circa 50 famiglie e alcuni sopravvissuti, ha spiegato che il ricorso sarà presentato una volta che l'inchiesta penale coordinata dalla Procura di Crotone sarà conclusa. Questa azione legale si rivolgerà alla Presidenza del Consiglio e ai Ministeri degli Interni e dell'Economia, accusati di non aver fornito soccorso adeguato durante la tragedia. Due morti sono stati confermati nell'incidente lungo la strada statale Silana Crotonese: Piero Riolo di 43 anni e Lorenza Loiso di 33, entrambi residenti a Crotone. Le vittime viaggiavano a bordo di una Fiat Punto coinvolta in uno scontro con una Volkswagen Golf che proprio per circostanze è ancora in fase di indagini. Infatti a bordo della Volkswagen si trovavano una donna e sua figlia, entrambe gravemente ferite. Infatti la donna è stata immediatamente sottoposta a un intervento chirurgico, mentre la figlia è attualmente ricoverata in rianimazione presso l'ospedale di Crotone. Un tentativo di avvelenamento alla parrocchia di San Nicola di Pannaconi in provincia di Vibo Valentia. L'obiettivo è proprio il parroco Don Felice Palamare, pensate, candeggina trovata nelle ampolle dell'acqua e del vino utilizzate per la comunione. Ascoltiamo.
Durante la celebrazione della messa presso la parrocchia di San Nicola di Pannacoli, una frazione di Cessaniti in provincia di Vibo Valentia, il parroco Don Felice Palamara ha fatto una scoperta agghiacciante. Nelle ampolle dell'acqua e del vino utilizzate per la comunione era stata versata della candeggina. Il coraggioso parroco, affetto da asma e cardiopatia, si è accorto del tentativo di avvelenamento proprio mentre si apprestava a bere dal calice. Senza esitazione ha interrotto la celebrazione e ha immediatamente allertato le autorità competenti. Analisi successive hanno confermato la presenza di candeggina nelle ampolle. Don Felice, presente nella comunità di Pannaconi da ben 10 anni, ha escluso che l'atto possa essere stato compiuto da membri della sua parrocchia, con cui ha sempre mantenuto un rapporto di affetto reciproco. In risposta all'atto vile, la comunità ha espresso il suo pieno sostegno al parroco, sottolineando la determinazione nel non permettere che alcuno faccia del male alla loro guida spirituale. Il tentativo di avvelenamento ha scosso profondamente la comunità locale, che ha manifestato la sua unità nel condannare questo gesto, nel chiedere giustizia. Le indagini sono ovviamente in corso per individuare i responsabili di questo atto intollerabile e garantire che vengano presi i dovuti provvedimenti. Giusto per ricordare un precedente, qualche settimana fa al parroco era stata danneggiata l'autovettura. Anche lì c'era stata una reazione decisa, ma evidentemente non è servita a fermare chi ha compiuto un simile gesto. Cambiamo pagina, parliamo del ponte sullo stretto. L'annuncio dell'amministratore delegato Pietro Ciucci: il progetto verrà trasmesso ai ministeri. Il progetto del ponte di Messina verrà trasmesso ai ministeri di trasporti e ambiente, ai soggetti interferenti con l'opera e agli enti centrali e periferici, lo ha sottolineato Pietro Ciucci, amministratore delegato di Società Stretto di Messina, a un dibattito organizzato nell'ambito della scuola di formazione politica della Lega. Pietro Ciucci ha precisato: i progetti stanno partendo verso i ministeri competenti per la valutazione di impatto ambientale e per la conferenza dei servizi. La legge prevede un tempo massimo per le procedure. Se questi tempi verranno rispettati, entro giugno possiamo avere l'approvazione del progetto tecnico e finanziario dal CIPES. Questo sarà il momento del non ritorno e ci consentirà di avviare i primi cantieri in estate. Una volta avviati i lavori, a mio avviso, non si possono e non si devono fermare, ha sottolineato ancora Ciucci, rispondendo a una domanda sul futuro del progetto in caso di cambio di governo. Per questo abbiamo chiesto al governo una copertura complessiva. Tutto è possibile, ha concluso, poi bisogna vedere quanto si è disposti a pagare questo biglietto per tornare indietro. Il presidente della Regione Calabria, parliamo di Roberto Chiuto, ha annunciato tramite un video sul suo profilo Instagram di essere stato eletto vice segretario nazionale di Forza Italia durante il congresso nazionale del partito. Buona domenica a tutti. Oggi sono particolarmente contento per due motivi. Il primo motivo è che c'è Veronica, è tornata. Avevo detto che non avrei fatto più video fino a quando non fosse tornata. Eccola, è tornata e quindi ricomincio a fare video. Il secondo motivo è che ieri il Congresso Nazionale di Forza Italia mi ha eletto vice segretario nazionale del partito. È una buona cosa perché è importante che un calabrese sia al vertice di un partito nazionale così importante come Forza Italia. Ed è importante anche per la Calabria, perché rende più autorevole il governo della Calabria, più forte il governo della Calabria a livello nazionale per ottenere le cose che servono alla Calabria. Quindi non vi preoccupate, non ho alcuna intenzione di lasciare il mio lavoro di presidente, non mi candido alle europee, ci sono tante cose che ho in mente e che voglio realizzare in questi 3 anni, li vedrete anche grazie a Veronica che ve li farà vedere. Quindi buona domenica a tutti e viva la Calabria! Ah, e grazie per i tanti messaggi che ho ricevuto fra ieri e oggi. Non posso rispondere a tutti, allora vi ringrazio così, rispondendo a tutti con questo video che ha fatto Veronica per me. Parliamo invece adesso di false certificazioni. Infatti la Procura di Locri apre un nuovo filone di inchiesta. Notificati, pensate, 44 avvisi di conclusione di indagine.
C'è un nuovo filone di indagine che riguarda presunte false certificazioni mediche, in alcuni casi anche dietro corrispettivo di denaro, che coinvolgono alcuni medici sanitari in servizio all'epoca dei fatti in varie reparti dell'ospedale di Locri e uno in quello di Merito Portosalvo, nonché dei componenti di commissione medica sia dell'INPS sia di quella relativa al rilascio di percentuali per aggravamento di posizioni di infortunistica varia. In questi giorni, infatti, la Guardia di Finanza del gruppo di Locri sta notificando ben 44 avvisi di conclusione di indagine ad altrettante persone, compresi medici, professionisti, pazienti e loro familiari, ai quali vengono contestati a vario titolo vari reati che vanno dalla corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, al falso in atto pubblico, dalla truffa aggravata, al favoreggiamento personale ed altro. Dall'inchiesta, coordinata dalla Procura di Locri, in particolare dal sostituto procuratore Valentina Antonuccio, emerge che la maggior parte delle contestazioni ruota attorno a MI, ci sono solo le iniziali, originario di Caologna, domiciliato a San Luca, responsabile di un patronato di zona con sede sia a Bovalino sia a Caologna, il cinquantenne, responsabile del patronato sotto osservazione degli investigatori delle Fiamme Gialle, avrebbe agito anche a titolo di concorrente morale a istigare dei medici, alcuni in servizio all'ospedale, a compiere atti contrari al loro dovere d'ufficio, come nel caso di un medico radiologo dell'ospedale di Locri, che avrebbe rilasciato delle false certificazioni mediche attestanti patologie inesistenti, si legge, nel capo di imputazione o comunque difformi da quelle reali per i soggetti da lui segnalati, corrispondendo o comunque promettendo la corresponsione di somme di denaro. In un'altra circostanza, il responsabile del patronato avrebbe preso contatti con dei medici, un cardiologo, uno psichiatra e un pneumologo, anche in servizio presso l'ospedale di Locri, per il rilascio di false certificazioni mediche, attestanti false diagnosi o patologie più gravi di quelle reali da inoltrare all'INPS, al fine di far ottenere ad un'assistita il riconoscimento dell'invalidità e il diritto alla corresponsione di benefici economici. L'INPS sarebbe stata indotta in errore circa la reale sussistenza dei presupposti per il riconoscimento del diritto, con la conseguenza che l'interessata ha ottenuto anche, sulla scorta di tale documentazione, un'invalidità all'85% e il diritto alla percezione di somme a titolo di invalidità, che si determinava alla corresponsione della somma complessivamente pari ad euro 40.315 nell'anno 2023, così procurandosi un ingiusto profitto con pari danno per l'ente. Il cinquantenne MI avrebbe ricevuto per sé e per altri, in qualità di intermediario, delle somme consegnate poi a dei medici in servizio all'ospedale di Locri per certificati ritenuti dubbi dagli investigatori. Un'altra circostanza oggetto dell'inchiesta è quella relativa all'interessamento del cinquantenne, principale indagato, nel fare da intermediario con un medico oculista che all'epoca dei fatti era in servizio presso l'ospedale di Melito, che avrebbe accettato di rilasciare della falsa certificazione medica con una diagnosi più grave di quella reale. In un caso, registrato dagli investigatori, è emerso che per il rilascio di un asserito falso referto radiografico da parte di un medico dell'ospedale di Locri, l'interessato avrebbe prima rappresentato di essere stato mandato da quello del patronato, quindi avrebbe consegnato una somma imprecisata di denaro. Tra le soluzioni creative pensate dal responsabile del patronato per far ottenere ai propri clienti una percentuale di invalidità tale da consentire il riconoscimento dell'assegno INPS, c'è anche quello di far consegnare, tramite una propria collaboratrice, una scatola di medicinali al familiare del soggetto che si doveva sottoporre a visita presso l'apposita commissione medica, al fine di simulare patologie inesistenti, inducendo in errore l'ente circa la reale sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di un'altra percentuale di invalidità. Dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, gli indagati, entro 20 giorni, hanno la possibilità di produrre documenti, dichiarazioni ed altro a proprio discarico.
Ebbene sì, oggi si aprono le urne presso la provincia di Vibo Valentia proprio per eleggere i nuovi membri del Consiglio. Si tratta di elezioni di secondo livello, quindi solo i sindaci e i consiglieri comunali avranno appunto il diritto di voto. 4 sono le liste che si contenderanno e i 10 posti di consiglieri provinciali tra gli amministratori locali. In gara ci sono anche Azioni con Calenda, i progressisti della provincia di Vibo, il centrodestra per Vibo, Democratici e anche Progressisti e Vibo al Centro Unica, legato appunto alla concretezza. Queste liste si contenderanno il rinnovo del Consiglio Provinciale di Vibo Valentia, però tuttavia i comuni di Soriano Calabro, Capistrano e Acquaro non parteciperanno a queste elezioni in quanto appunto sono i loro organi elettivi che sono stati sciolti per infiltrazioni mafiosi. Attualmente sono retti da una terna commissariale. I sindaci della Locride in assemblea proprio questa mattina che hanno incontrato il prefetto Vaccaro, ma per noi c'era Maria Teresa Criniti. I sindaci e la comunità della Locride hanno accolto questa mattina a Siderno con soddisfazione il prefetto di Reggio Calabria Calara Vaccaro, sottolineando l'importanza della visita e la volontà di migliorare le condizioni locali. Emergono problematiche cruciali come viabilità, infrastrutture, sanità e ambiente, con richiesta di intervento mirato per lo sviluppo sostenibile. La Locride, dice il presidente dell'assemblea Maesano, chiede sostegno per affrontare le sfide sociali ed infrastrutturali. Siamo onorati della sua presenza e di questa attenzione che ha voluto attestarci e che quindi oggi l'accoglieremo qui a Siderno nell'assemblea, e poi faremo anche, Sua Eccellenza ha voluto che facessimo un giro in due realtà, una scolastica e una produttiva del nostro comprensorio, e quindi c'è una dichiarata volontà di stare accanto ai sindaci e di conoscere bene il territorio. Senta, non la vogliamo impaurire, anche perché comunque il prefetto sa quali sono le difficoltà del territorio, ma avete già qualche proposta? Certo, sì, abbiamo già stilato un documento, una relazione che abbiamo anticipato a Sua Eccellenza e che oggi approfondiremo qui in assemblea sulle criticità ataviche, che lo sappiamo quali sono, ma sulle quali noi sindaci insistiamo ormai da diverso tempo, e sono la viabilità, la carenza di infrastrutture, il dissesto idrogeologico, non soltanto quello montano ma anche quello costiero, e con la tutela dell'ambiente, e la sanità e i servizi sanitari sia centrali che territoriali, come la carenza anche di infrastrutture sanitarie ma anche di servizi e di professionisti, e infine anche non soltanto il disagio sociale che queste problematiche comportano per i nostri territori e per le nostre comunità, anche e soprattutto puntiamo sulla valorizzazione del patrimonio storico, culturale, architettonico e anche paesaggistico della nostra terra. Questa è la terra della Magna Grecia e noi vogliamo sottolineare a Sua Eccellenza il prefetto che con la valorizzazione di queste manifestazioni, di queste eccellenze, di queste bellezze della Locride, questo territorio può davvero cambiare. La viabilità e la carenza di infrastrutture rappresentano una priorità assoluta. La mancanza di progettazione e risorse per arterie vitali come la 106 e la trasversale Bovalino-Bagnara ostacola il collegamento tra i centri abitati e limita le opportunità di sviluppo economico-sociale. La necessità poi di completare i lavori per il raddoppio della Galleria della Limina è essenziale per garantire la sicurezza e favorire la crescita della comunità. Non è mancato nel discorso di Vincenzo Maesano l'accenno anche alla salita all'Ocridea e del potenziamento delle strutture esistenti, come l'ospedale di Locri e la Casa della Salute di Siderno, per garantire servizi adeguati ai cittadini, la cui realizzazione è prevista dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza per affrontare l'assistenza sanitaria territoriale. Richieste che il prefetto Clara Vaccaro ha ascoltato con attenzione. Questo è un incontro, un dialogo aperto tra le istituzioni e i sindaci del territorio per approfondire alcune tematiche che mi verranno sottoposte e verificare insieme come possiamo fare rete e piano piano risolvere o affrontare le problematiche che i territori mi pongono. È anche un incontro conoscitivo per me, in modo tale da poter entrare più nel merito delle questioni che vengono poste. Subito dopo essersi congedata dai primi cittadini, sceglie poi di visitare un'attività produttiva, l'agriturismo Modi di Gerace, e una scuola. Ai nostri microfoni spiega anche il perché.
Perché rappresentano un po' il contesto sociale e produttivo di un territorio, quindi i sindaci e poi la scuola, che per me è fondamentale, è un'attività produttiva, perché è anche giusto conoscere quelle che sono le realtà economiche del paese e anche, come dire, portare la vicinanza delle istituzioni. Quindi per ogni complesso e zona dei comuni che visiterò, questo è come è stato fatto per la zona della Piana, e sarà uguale anche per le altre visite. Il primo cittadino di Palmi, parliamo del sindaco Ranuccio, annuncia nei prossimi giorni partiranno una serie di lavori nella città. Guardiamo. Sì, finalmente dopo tanti anni di pianificazione, di finanziamenti intercettati, di partecipazione a bande, di conferenze di servizi, sono partiti tanti cantieri, tanti lavori in città che erano attesi. Qui siamo per esempio alla Casa della Cultura e già dei lavori di sistemazione interna sono partiti con riferimento alla illuminazione, alla sistemazione degli spazi, la biblioteca. Alle nostre spalle si avvertono anche i rumori, purtroppo per fortuna sono partiti i lavori di rigenerazione del Parco della Civiltà Contadina, un polmone verde nel centro della città con un orto botanico, un'area conferenze, un'area per i bambini e anche per gli animali d'affezione. Accanto sorgeranno finalmente i campi da tennis e qui a San Giorgio un campo centrale, due laterali più la clubhouse, questi sono a gara, appaltato già in via provvisoria il palazzetto dello sport, circa 1000 posti, un palazzetto nuovo, moderno, polifunzionale. Sempre da qui partirà la nuova pista ciclabile che riguarderà la via Basile Carbone e la realizzazione di una rotatoria. Un'altra rotatoria è prevista nel cosiddetto Bio San Francesco, scendendo direzione Tornara e Gioia Tauro, ma sono tante le opere ancora in cantiere. La Marinella, che abbiamo annunciato qualche giorno fa, 1,5 milioni col famoso bando dei borghi per rigenerare tutta la Caletta, che è un'icona per la città di Palmi, con un solarium, un punto d'approdo anche per le imbarcazioni, la riqualificazione di tutti i sentieri che saranno accessibili anche per chi ha difficoltà a deambulare, oltre che dei bus elettrici per favorire la mobilità. E insomma, c'è davvero tanta carne al fuoco. La progettazione, altra opera importante, è un finanziamento di 4 milioni con il PNRR per riqualificare il lungomare della Tornara. Lì siamo ancora in fase di progettazione, che si chiuderà nel giro però di poche settimane. Poi l'appalto e l'avvio dei lavori, speriamo prima dell'estate ci proviamo. Il Belvedere Sant'Elia, città metropolitana, ci ha concesso un importante contributo per riqualificare tutto il Belvedere Sant'Elia e c'è anche lì un'opera di pianificazione su tutto il parco. Probabilmente avrò dimenticato qualcosa, ma davvero c'è tanta soddisfazione. Una Palmi che cambia volto. Assolutamente, saremo lieti anche di presentare alla città questo cambiamento e come si presenterà Palmi da qui ai prossimi anni, non 10 anni, ma nei prossimi 1 o 2 anni, quando tutti i cantieri saranno finiti o prossimi a finire, la città davvero avrà raggiunto un livello di vivibilità, un'offerta di servizi notevole, sicuramente meglio di quanto anch'io sono subentrato. Il sindaco di Stilo, parliamo di Giorgio Tropeano, risponde alle accuse lanciate dall'ex assessore Nicola Marulla, defenestrato dal primo cittadino qualche settimana fa. Sindaco, l'eco delle polemiche per quanto riguarda la sostituzione, per così dire, del suo assessore da parte sua continua dopo il Consiglio Comunale. Lei ha siglato un documento stamattina. È ovvio che la revoca di un assessore è sempre un momento particolare, difficile anche per chi lo subisce da accettare. Io da sindaco ovviamente metto tutti gli sforzi in campo per cercare di creare un clima di serenità, anche di confronto, come ho sempre fatto. È ovvio che anche per me aver emanato un decreto di revoca, quindi Lo ha accettato però il suo ex assessore? Non l'ho accettato, è ovvio, è evidente. Io ho riflettuto tanto, è una decisione ponderata, anche dolorosa devo dire, che prende in considerazione soltanto degli aspetti e dei contenuti di carattere politico, non personale, sono stato chiaro sin dall'inizio, però sono delle cose che vanno approfondite, perché ovviamente quando non c'è il confronto deve essere esclusivamente, penso, sull'aspetto politico. Io ritengo che sia giusto così. Non ho risposto, avete visto in queste 3 settimane, ai continui attacchi sul personale, agli epiteti, diciamo che sono stati attacchi
non al limite, ma chiaramente offensivi. E oggi dice basta. Non dico basta, cioè, ovviamente la mia è un'azione per chiarire innanzitutto che bisogna, penso, ritengo, soprattutto alla luce di quanto successo nell'ultimo consiglio dove gli animi sono un po' surriscaldati, bisogna dare prova di maturità tutti insieme per discutere gli argomenti e riportarli in un alveo di correttezza, anche di regole civili. Questo penso sia indispensabile. Comunque è importante anche alla luce di quanto detto dal consigliere Marulla, ristabilire l'ordine e la verità delle cose, perché ho sentito, ho letto cose che sono andate esattamente al contrario di quello che io ho letto e sentito. Però lei chiede un confronto, se non... Certo, chiedo un confronto, ma tra le altre cose l'avevo chiesto anche lui. Penso sia importante anche un confronto diretto tra me e il consigliere, al di là del consiglio comunale, perché nel consiglio comunale delle regole io vorrei che prendessimo io e lui, anche nel... mi è stato proposto, io ho accettato anche dalla vostra emittente, un confronto dove lui mi porrà una serie di interrogativi a cui io risponderò anche con documentazione alla mano, e io potrò anche a lui chiedere delle elucidazioni su degli atteggiamenti che io ho visto, vedo, leggo che siano poco chiari. Comunque è una cosa che va approfondita, sempre per ristabilire da una parte l'ordine delle verità, ma dare la possibilità anche a chi ci ascolta di farsi un'idea precisa. Diciamo che tra le altre cose Stile è uno delle comunità interne, ovviamente come tutte le comunità interne che soffrono il fenomeno di spopolamento, però ci conosciamo tutti, bene o male uno si può fare l'idea, però è ovvio che io a questo punto replico e dia dei chiarimenti e delle delucidazioni a quanto alle accuse a me rivolte. E adesso ci fermiamo un pochino, pubblicità, non cambiate canale, vi aspetto. Le nostre telecamere sono andate a Gioia Tauro, dove abbiamo appunto ascoltato Aldo Alessio, il primo cittadino, sulla questione Ciambra. Beh, innanzitutto erano anni che chiedevamo delle risorse economiche alla Regione Calabria per bonificare quell'area. Abbiamo chiesto molto di più rispetto a quello che abbiamo ricevuto. Abbiamo ricevuto 490.000 euro, e quindi abbiamo fatto i lavori e tolto la spazzatura per quell'importo. Oltre a togliere la spazzatura che era all'ingresso proprio del quartiere della Ciambra, abbiamo sistemato la rete fognaria, abbiamo sistemato i marciapiedi, abbiamo realizzato la strada, bitumato la strada, abbiamo messo la pubblica illuminazione e anche le telecamere per come videosorveglianza per impedire che ci sia un nuovo accumulo di rifiuti in quella zona lì. Quindi abbiamo fatto quello che potevamo fare con le risorse che ci hanno dato. Se ci avessero dato di più avremmo potuto produrre una bonifica migliore. Ancora c'è della spazzatura da togliere, io mi auguro che la Regione quanto prima ci possa dare ulteriori finanziamenti in modo tale da bonificare l'intera area della Ciambra. Qui è un'area un po' degradata, ecco, immagine. È un'area degradata per due motivi. Primo, l'abbandono delle istituzioni rispetto a un diverso controllo del territorio che deve essere, come dire, più mirato e più ravvicinato nel tempo. L'altro perché anche gli abitanti della Ciambra devono cambiare modo di vivere, perché tutta quella spazzatura lì ce l'hanno portata proprio loro, attraverso i viaggi con le api, per 10 euro al giorno, per 10 euro al viaggio, si sono portate la spazzatura in casa. Quindi complici anche i cittadini onesti? No, quella spazzatura l'hanno portata loro, su questo è indubbio, quindi loro devono cambiare modo di vivere in quell'area, e noi dobbiamo vigilare di più perché non si possa produrre quella montagna di spazzatura e di abbandono dei rifiuti così come è successo nel passato. Cambiamo totalmente pagina, parliamo di energie rinnovabili, ambiente, salute e cura della casa comune. Questi sono stati i temi del convegno dibattito organizzato al Centro Pastorale di Locri. Organizzato dall'Osservatorio Ambientale Diritto per la Vita, da Italia Nostra e dal Comitato Ambiente, Salute, Beni Comuni della Locride, il convegno dal tema Energie Rinnovabili, Ambiente, Salute, Cura della Casa Comune. L'iniziativa si è svolta presso il Centro Pastorale a Locri con la partecipazione del docente dell'Università di Reggio Calabria Giuseppe Bombino, del vicepresidente dell'ISDE Italia, Medici per l'Ambiente, Ferdinando Laghi, e poi presenti tante istituzioni, enti e cittadini comuni che hanno deciso di partecipare al dibattito sull'argomento che obiettivamente ci vede tutti coinvolti.
L'obiettivo era quello di scuotere le coscienze sui temi ambientali per non essere spettatori passivi e considerati solo consumatori di energia, senza la possibilità di rappresentare le proprie ragioni su salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini responsabili. Oggi è un incontro informativo per la popolazione, ma anche per gli enti e per le istituzioni, per quanto riguarda la gestione delle energie rinnovabili, perché tanto si parla di energie rinnovabili, ma poco si sa di come vengono prodotte. Quindi in questo caso abbiamo pensato di invitare due relatori che dovrebbero introdurci a questo, diciamo, a questo argomento e darci delle informazioni che siano informazioni giuste anziché informazioni di social che spesso non sono corrette. Quindi stasera il dottore Bombino, il professore Bombino e il dottor Laghi ci daranno indicazioni su quelle che sono il modo di produrre le energie rinnovabili e quali sono i pro e i contro anche di questa produzione di energie rinnovabili. Ma guardi, il problema è che non c'è mai il bianco e il nero solamente, no? Nel senso che anche le energie alternative, che sono fondamentali per sostituire le energie fossili, i combustibili fossili, presentano delle difficoltà. Nel caso specifico parleremo dell'eolico, che ha problemi per esempio di rumorosità, campi elettrici, campi elettromagnetici, impatto soprattutto sull'ambiente, quindi cioè consumo di suolo, tagli di alberi e così via. Quindi è una energia alternativa che va saputa usare quando è necessario. Ora la Calabria, che ha praticamente il triplo, produce il triplo dell'energia necessaria, forse potrebbe, potrebbe meglio individuare anche la necessità dove collocare altre fonti energetiche che al momento peraltro non sono assolutamente indispensabili alla nostra regione. Tradite le attese che qualcuno ci aveva fatto credere di poter raggiungere, io penso che i fattori della produzione, cui noi non possiamo rinunciare, sono la cultura, il paesaggio, la natura, l'ambiente. Abbiamo una formidabile stratificazione di valori che attendono solo di essere messi a sistema, e allora non ci vuole grande ingegno per questa terra. Ci vuole solo un po' di visione, un po' di strategia e costituire il prima possibile una filiera della produzione che, come dicevo prima, trova in questa stratificazione, in questi valori, la migliore strategia per uno sviluppo che definirei più che sostenibile, desiderabile. Continua la 30ª stagione teatrale della Locride, organizzata dal Centro Teatrale Meridionale al Palazzo della Cultura di Locri. È andato in scena Tadravite, questo testo e regia di Luana Rondinelli con Donatella Finocchiaro, Luana Rondinelli e Giovanna Mangiù. Uno spettacolo tutto al femminile di grande attualità per l'appuntamento della 25ª stagione teatrale della Locride, organizzata dal Centro Teatrale Meridionale con la direzione artistica di Domenico Pantano. Una pièce che si è svolta a Palazzo della Cultura Locri, con in scena Tadravite, testo e regia di Luana Rondinelli, con Donatella Finocchiaro, Luana Rondinelli, Giovanna Manigiù e la produzione del Teatro della Città. Vincitore del premio come miglior spettacolo e miglior drammaturgia al Roma Fringe Festival. Il tema proposto è la violenza alle donne in una società misogena e patriarcale. Tadravite è il termine siciliano che significa pipistrelli e racconta il modo in cui tre donne riunite in una veglia funebre fanno trapelare le loro confidenze e l'inconfessabile realtà. Proprio come pipistrelli, queste donne hanno sempre vissuto nell'oscurità, violenze e sopraffazioni domestiche che nell'arco dello spettacolo trovano la via per manifestarsi. Un'atmosfera a tratti surreale e grottesca e allo stesso tempo ilare, come la visione drammatica della vita di queste donne in cui si ride e si sorride e si ha il coraggio di affrontare con sarcasmo ciò che non si era mai osato dire. Un coraggio che è il primo segno di un riscatto, parlare come primo passo per l'affermazione della propria dignità. A Anza e io ci piacevano le macchine, a Giuseppe ci piacevano solo le femmine.
All'inizio sempre tutto rose e fiori pare, i carizi, i misciuti, i complimenti, parlo pazzi, pare che ti scegliero fra un sacco di femmine. Sei la prescelta! Se tu andassi indietro... Se tu andassi indietro, io non ci riuscissi chiudisi. Non ci calassi più a destra. Perché stavolta ci sopporto un'ora, sì, ma la porta è aperta. E la voce arriva fino alle orecchie della gente. Non puoi urlare, andiamo più piano. Perché io sono più stanca. I due mossi, ma io il dolore lo sento ancora. E oramai sono i tempi che furono. Metti che ti sente qualcuno. Metti che là oggi venissero a sapere tutte cose. Metti che i tuoi figli sapessero. Oramai è morto. E si è portato tutte cose con sé nella bara. Lascia stare i morti che dormono. E invece io lo voglio svegliare. Pensate, con soli un euro giocando al concorso Wind for Life classico, un fortunato giocatore di Catanzaro ha vinto una rendita di 3.000 euro al mese per 20 anni. L'anonimo vincitore ha centrato appunto la combinazione vincente, composta dai numeri 4, 5, 6, 7, 8 e 9, 14, 18, 19 e 20. Con il numerone 16, infatti, la dea bendata ha sorriso a questo giocatore. La giocata vincente riguardava appunto il concorso numero 925 e questa è la 470esima rendita vitalizia assegnato a livello nazionale dalla SISAL. Parliamo invece adesso di sport. La FITP Calabria premia i migliori atleti di tennis e anche padel. La Lamezia Terme presente anche gli altri dirigenti federali. Guardiamo. Si è svolto ieri presso il Teatro Politeama Franco Costabile di Lamezia Terme la cerimonia di premiazione organizzata dal Comitato Regionale Calabro della Federazione Italiana Tennis e Padel. All'evento erano presenti autorevoli rappresentanti della federazione e delle istituzioni civili e sportive. Un momento significativo ed importante per celebrare gli atleti e le squadre che si sono distinte nel corso della stagione 2023, sia nel tennis che nel padel. Durante l'evento si è discusso sulla crescita del tennis italiano e dei suoi grandi successi e dei giovani emergenti calabresi che sono in costante e significativa crescita sia in termini numerici che qualitativi. Quello di ieri è stato anche un momento di incontro e confronto sulle tematiche che interessano la stagione 2024 da poco iniziata. Oltre ai giocatori e dalle squadre migliori premiate, la Federazione Italiana Tennis e Padel Calabria ha colto l'occasione per consegnare i premi speciali. Il più importante, il premio Maurizio Quinteri, quest'anno è stato consegnato a Michelangelo Dell'Edera, team manager della squadra italiana vincitrice della Coppa Davis, nonché segretario generale della Federazione Italiana Tennis e Padel. E il premio Gianfranco Riga, consegnato quest'anno al giornalista di Radio Rai Emilio Mancuso. Di questa giornata, subito dopo lo svolgimento, ne abbiamo parlato con gli addetti ai lavori e con i protagonisti intervistati ai microfoni di Telemia. E questo è un momento incredibile, straordinario. Arrivo al momento buono in Calabria perché nei nostri 113 anni di storia non c'è mai stato un momento di così grande successo per il nostro tennis, un successo che parte dai campi con i risultati che lei ha ricordato, ma che passa per il settore organizzativo perché abbiamo due grandissimi tornei, le ATP Final a Torino e gli internazionali BNL d'Italia che sono stati upgradati lo scorso anno. Non abbiamo mai avuto nella nostra storia dei momenti così importanti e poi arriva naturalmente al movimento perché i successi di Yannick, delle ragazze, della squadra di Coppa Davis hanno reso il tennis popolare, molto più popolare di prima, e quindi questo si ripercuote sul nostro sistema. Abbiamo i circoli con le liste d'attesa, le scuole SAT piene di bambini, in televisione i nostri ragazzi fanno ascolti degni della nazionale di calcio, è un momento di popolarità mai avuto in Italia e queste tre cose insieme ci dicono indiscutibilmente che siamo nel momento migliore dei 113 anni di storia del tennis in Italia. Ma per certi versi il tennis calabrese è quello che va meglio di tutti, nel senso che è quello che in questi anni
ha avuto il maggior tasso di crescita, il numero dei circoli affiliati e dei tesserati è pressoché raddoppiato, quindi è bello perché questo valorizza il Sud. Io sono come voi un esponente del Sud, di un territorio che per lo sviluppo del tennis in Italia ha un'importanza strategica, perché qua non sono necessari gli impianti al coperto, si può giocare a tennis e a padel tutto l'anno all'aperto e quindi ci sono enormi potenzialità. La Calabria è unita, è guidata da un presidente che vi abbiamo portato via, si chiama Gio Lappano, e abbiamo pensato che sia più utile che ci aiuti a livello centrale come consigliere federale. Presto rieleggerà il proprio comitato regionale, il proprio presidente, ma il tennis calabro è in ottime mani e continuerà ad avere dei tassi di crescita tra i più grandi che ci sono in Italia. Il primo passo proprio di un riconoscimento importante, perché a tutta la regione, ovviamente, aver scelto me per sostituire il mai abbastanza compianto Gabriele Pappacelli in Consiglio federale è stato un segnale proprio chiaro della vicinanza sua, ma di tutto il Consiglio federale alla nostra regione. Noi in questi anni lunghi, 16 anni, abbiamo provato ad agganciare un treno che andava sempre più veloce, come quello della Federazione Italiana Tennis e Padel, con atleti che ottenevano risultati sempre migliori, ma soprattutto con una federazione che si è strutturata in modo da essere federazione leader a livello mondiale, organizzazione di eventi straordinari, il torneo di Roma, che praticamente nell'anno in cui Binaghi diventava presidente era un torneo praticamente fallito, che è diventato il più importante torneo al mondo dopo gli Slam. L'arrivo del NITO ATP Finals in Italia, precisamente a Torino, è stato un boom clamoroso, con risultati migliori di quelli che si avevano a Londra, e abbiamo organizzato fasi di Coppa Davis, abbiamo organizzato tantissimi tornei internazionali. Il modello di prestazione sia a livello maschile che femminile è in continua evoluzione, quindi continuare a studiare e naturalmente approfittare di questi meravigliosi risultati per cercare di far diventare sempre di più il nostro sport popolare, di entrare nel mondo scolastico tramite il progetto Racchetta in Classe, e perché no, avere i centri federali estivi, che sono dei centri tecnici un po' in periferia, e la novità più grande è che ne apriremo uno in Calabria proprio nei prossimi mesi. Quindi questo sta a significare che il decentramento è sicuramente una strategia straordinaria, accentrata dal sistema che deve essere nazionale, identico da Reggio Calabria a Udine. Un meraviglioso evento, quella della nonna Bernardina De Masi, che ha compiuto 100 anni, è stata festeggiata da amici, parenti e anche della comunità locale di San Nicola di Caulonia. Nel tranquillo borgo di San Nicola di Caulonia, ieri è stato un giorno speciale di gioia e di festa, tutti riuniti a festeggiare il 100° compleanno di nonna Bernardina De Masi. Una donna amata e rispettata nella comunità locale, la signora Bernardina, nata un secolo fa, ha trascorso 100 anni pieni di avventure, sfide, momenti di gioia ma anche di dolore. La sua famiglia, composta dai figli, nipoti e pronipoti, insieme agli amici più cari, hanno reso omaggio alla sua straordinaria longevità e alla saggezza accumulata nel corso degli anni. La festa, come dicevamo, si è svolta presso la chiesa di San Nicola di Caulonia. Dopo la celebrazione, la signora Bernardina è stata onorata con una torta di compleanno speciale realizzata con il logo del comune di Caulonia, circondata dall'affetto e dall'amore dei suoi cari. Vi ringrazio a tutti di questa giornata, di questo onore che mi avete portato, tanto voi e tanto ai miei figli che si sono interessati per questa giornata. Era preoccupato un po' per quello il tempo, perché aspettavo, non mi aspettavo veramente che avete fatto questi sacrifici per me. Grazie a tutti e buona giornata, e che il Signore vi dà una vita lunga, che superate la mia età e che la passate felici e contenti quel giorno.
nel vostro anno. Grazie. Ancora ringrazio Dio che mi ha lasciato solo questo, altro non ho niente, ma la presenza che vi ricorda tutti, come vi ricorda mia figlia. Sono 37 anni che se n'è andata di questa terra, ma vi ricorda tutti uno per uno e vi ringrazio tutti. E avete capito qual è il suo rispetto da ragazza che ha dimostrato qui in questo giorno. Grazie a tutti per lei e pure per me. Grazie a tutti. Grazie. La signora Bernardina è un esempio di forza, gentilezza e saggezza per tutti noi, così ha dichiarato uno dei suoi nipoti. Il suo amore per la vita e la sua dedizione alla famiglia sono fonte di ispirazione per tutti coloro che hanno la fortuna di conoscerla. E poi le riflessioni di nonna Bernardina. Non avrei mai potuto chiedere un compleanno migliore. È stata un'instancabile lavoratrice, la mamma, è stato un esempio per tutti noi figli e nipoti, per tutti gli amici, per le persone che l'hanno conosciuta. Lei tramanda sicuramente un bagaglio di tradizioni, di valori culturali, di valori religiosi. È stata una donna di grande fede e io penso che Dio appunto per questo l'ha premiata e l'ha fatta arrivare a questa bellissima età. Siamo tutti contenti oggi di condividere con voi questo evento e mi auguro insomma sia un esempio la mia mamma per tutti quelli che verranno in futuro e in particolare per i giovani che l'hanno conosciuta, che apprendano da lei tutti questi valori che lei ha trasmesso. Grazie. Una straordinaria giornata, una straordinaria signora Bernardina, devo dire che mi ha emozionato perché la sua gratitudine, il fatto che continui a dire di essere felicissima di questa giornata è per noi un orgoglio, un esempio, è una memoria che va avanti, che continua a essere, quindi una dimostrazione di quello che è stato la sua passione, la sua fede, quindi per noi è un giorno straordinario e soprattutto un esempio che lei sta dando per la nostra comunità. Quindi grazie veramente a tutti, grazie alla signora e alla sua bellissima voglia ancora veramente di vivere, veramente un esempio per tutti. Grazie, grazie, grazie a tutti veramente e tanti tanti auguri. E adesso andiamo a guardare i titoli dei giornali insieme. Rivediamo la linea dallo studio della rassegna stampa, prime pagine dei quotidiani calabresi e l'apertura che riserva il quotidiano del Sud, edizione Calabria. La strage di Cutro, Schlein sui luoghi della tragedia dopo un anno, le stesse domande. La segretaria Demma ha partecipato ieri alla commemorazione delle vittime del naufragio, identificato il piccolo Ali, simbolo del dramma, si chiamava Mohamed, aveva 3 anni. Il taglio alto, titolo sottotestata, scontro frontale sulla 107, vittime, 2 giovani di Crotone. Impatto violentissimo sull'asfalto reso viscido dalla pioggia. Gravi, intanto 2 donne, qui l'incidente, sulla statale 107. Bergamini, il giallo che tiene sospeso un'intera città, personaggi, luoghi e parole chiave di un caso risolto dopo 35 anni, qui Denis Bergamini quando giocava con il Cosenza. Le carte di Scolacium, l'accusa del pentito nel 2014, voti dei clan per Arturo Bova, futuro presidente anti-ndrangheta. E poi dalle varie province, Catanzaro Comune, ecco le risorse per la lotta alla povertà. Reggio Calabria, piste ciclabili, presentato un esposto in procura. Vibo, comunali, bagno di folla per Eli Schlein a sostegno di Romeo. Crotone, monitoraggio studenti, case popolari e fondi non spesi. A Bivongi, l'ostetrica va in pensione, il consultorio chiude. A Cessanite invece parroci vibonesi sotto attacco. Tanto sport, il lunedì il Crotone, questa sera di scena a Foggia. Ieri la sconfitta della Regina in Sicilia. Castrovilla e Locri in Serie D pareggiano per la Volley, sconfitto il Soverato. Chiudiamo con Gazzetta che riserva questa apertura. Schianto a Crotone, ci sono 2 morti e 2 feriti. La tragica fine di una coppia di fidanzati, una madre e una figlia che lottano per la vita. Scontro fra auto ieri pomeriggio sulla statale 107, complice l'asfalto reso viscido dalla pioggia. E ancora taglio alto, Schlein a Cutro, verità e giustizia per i migranti, la leader del PD nei luoghi della tragedia del mare avvenuta 1 anno fa. Il corteo dei sopravvissuti, accertata l'identità di Ali, il piccolo morto nella strage.
E ancora il richiamo sui manganelli, gelo tra la destra e il Quirinale, le botte a Pisa e Firenze. Zelensky in Italia, molti pro Putin. All'indomani del G7 dell'incontro con Meloni, l'allarme sulla propaganda russa. E ancora Cassano, siamo già a spalla, il vescovo Savino boccia la legge sull'autonomia. Cessaniti, ancora intimidazione ai danni dei sacerdoti, aumenta la tensione. Reggio, DSP fa un esposto e le piste ciclabili finiscono in procura. Il calcio con lo strapotere dell'Inter, rilancio Juve, Milan e Atalanta avanti piano. Lautaro trascina intanto la capolista. Ci fermiamo qui con i quotidiani calabresi, con i titoli. Per quanto riguardava le testate di oggi, questo lunedì, la linea la restituiamo alla nostra redazione. Grazie per averci seguiti. Che tempo ci porterà questo lunedì? Scopriamolo! Previsioni per oggi. Al mattino, sulle coste, schiarite alternate a nubi sparse. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni o velati. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Nel pomeriggio, sulle coste, cieli nuvolosi per il transito di estese velature. In montagna, cielo nuvoloso con solo qualche breve schiarita. Il meteo è stato presentato da... info@innovusimmobiliare.it www.innovusimmobiliare.it. Ancora grazie per l'attenzione, il TG News finisce qui, alla prossima da Raffaella. Oggi, un anno esatto dalla tragedia di Cutro, memoria, testimonianze e partecipazione di autorità e comunità sulla spiaggia del naufragio. Tentativo di avvelenamento alla parrocchia di San Nicola di Pannaconi in provincia di Vibo. Obiettivo il parroco Don Felice Palamara, candeggina trovata nelle ampolle dell'acqua e del vino utilizzate per la comunione. False certificazioni, la procura di Locri apre un nuovo filone di inchiesta, notificati 44 avvisi di conclusione di indagine. I sindaci della Locride in assemblea proprio questa mattina che hanno incontrato il prefetto Vaccaro. Il primo cittadino di Palmi annuncia nei prossimi giorni partiranno una serie di lavori nella città. Energie rinnovabili, ambiente, salute e cura della casa comune, questi sono i temi del convegno, un dibattito organizzato al centro pastorale di Locri.